Fa freddo ma non troppo, la giornata è grigia, quasi all'inglese, il Liviborgo ha il compito di riscaldarla nel quadro di un campionato finora ottimo. Arriva il Figline, due punti e protagonista a sua volta di un buon torneo. Nicolelli, nome e cognome detti d'un fiato per un prospetto di allenatore, così dicono di luminose prospettive, ne cambia tre rispetto al Fedin. In tribuna Big Mac Maccarone a stretto contatto di gomito con lo staff dirigenziale. Padrone di casa nel tradizionale biancorosso, ospiti in giallo-blu. Lunga fase di studio con parecchio tatticismo e una buona dose di equilibrio. Succede poco fino a ridosso della mezz'ora. Al 28esimo Bruni calcia in modo maldestro, diventa un assist per il 18enne di Arrabile a sfruttare l'occasione e a mettere alle spalle di Becchi. Gelo sul Carraia. Fatica a reagire la squadra di Lelli al 43, insidioso cross di Lepri, che nessuno è lesto ad intercettare. Due minuti dopo, prima potenziale occasione per Tommaso Carcani, che si fa anticipare al momento della battuta. È il preludio al pareggio, che arriva al secondo minuto di recupero. Palla filtrante di Carli per Carcani, che stavolta non si fa pregare, e fa secco il portiere Pagnini. I caldi tifosi ospiti se la prendono con il centravanti biancorosso per l'ormai tradizionale gesto dell'orecchio alla Luca Toni. 1-1 e se ne riparla nel secondo tempo, e se ne riparla bene perché il Givi cambia passo, prima sfiora il vantaggio in diverse occasioni, qui Sansone di testa da pochi passi, ma l'ex Pagnini si esalta. Al decimo occasionissima per Lepri, che colpisce il palo interno col pallone beffardo che esce a fondo campo. Al 17 il Givi si porta in vantaggio con il suo difensore centrale Raul Bura, il numero 6 bravo e lesto ad approfittare di un rimpallo favorevole, è il primo gol per il 19enne difensore di Marlia con la maglia del Liviborgo. Nel finale cade una pioggia incessante, Carli, il migliore in campo, va vicino al 3-1. Si rivede poi anche Seminara, forcing finale degli ospiti che sfiorano il pari almeno in un paio di occasioni, ma il risultato non cambia. Finisce 2-1 per la squadra di Lelli, che vince con merito ed esce tra gli applausi. Domenica prossima trasferta all'Otti di Poggibonsi.